Eccoci, ciao a tutti, video sfida nuova, 3, la 4 di quest'anno, no, forse ho perso il conto. Comunque, ecco, oggi giochiamo ancora Tetris, bene sì, direte, sempre dire che ti piace Tetris, no, per niente, questo è il gioco che è stato scelto da zombie gamer 80, quindi va bene, quindi sì, lo prendiamo per buono. Questa è stata una versione, come stesso diceva nel suo video di presentazione, particolare, perché di fatto non completamente legale, è prodotta dalla Tengen per il NES, diciamo così. Quindi è una versione particolare che mi sembra anche bella, effettivamente sembra anche una bella versione, molto colorata, quindi va bene, nel senso, ecco, la peculiarità è quella che giochiamo, diciamo, con Handicap 3. C'è un attimo di recap, anche se è stato detto tutto da lui, però noi giochiamo quindi di livello di difficoltà 2. Ecco, intanto mettiamo i settaggi, quindi one player, diventa 2, e Handicap 3 vuol dire che ci sono le prime tre righe che sono già occupate, sono dei mattoncini da rompere, prima che tu possa fare il Tetris, no? Quindi c'è, cioè, il metodo che di fatto ti dà più punti, e che io sicuramente non riuscirò a fare, ma comunque sappiatelo, sapevatevelo, faccio la partita, non mi sono allenato, perché non è un gioco che mi piace, e nonostante non mi piaccia continuare ad arrivare sempre decimo, undicesimo, non sono riuscito a fare lo sforzo, diciamo così, di allenarmi per poter arrivare nelle prime posizioni, ma ero già abbastanza rassegnato, perché veramente non è proprio il mio genere di giochi. Però apprezzo questa versione, comunque l'avevo già vista, ma in effetti è effettivamente molto, molto divertente. Dai, proviamo, vediamo un po', bando le ciance, mando le ciance e vediamo un po'. La canzone non ho capito. Vado di questa che mi sembra un po' molto, molto chill. Che rimbambisce, però oh. Ma che si è parlato? Siamo a posto, cominciamo bene. Sono quadrati, dai, sono quadrati, vabbè, oh. Sono una pippa clamorosa questo gioco, mi dispiace, spero che nessuno abbia puntato su di me su questo gioco, ma dubito, visto i risultati generali, ma soprattutto quelli delle altre video sfide della sfida di Tetris scorso su Game Boy. Quindi vabbè, diciamo che non mi sento molto in colpa, dai, no? Penso di distruggere la schedina di nessuno. Però si blocca un po' di tanto, ma non so se anche a voi, no? Questo movimento qua si blocca, niente, quindi abbiamo rotto queste cose, e quindi dovrei fare, come dice il buon. Ma che è la roba sulla sinistra? Cos'è il count dei pezzi che ho avuto? Vediamo se aumenta. Sì, è il numero che ti ha dato di pezzi. Ah, ok, interessante. Già sono in crisi così. Sì, quindi mi ha dato parecchi dritti, cioè parecchi da 4, si vede già. Interessante, l'avevo notato questa cosa prima. Pianta sempre, c'è questo momento di defiance tutte le volte che rilancio, boh. Non saltasse per la nota, se avesse un attimo di mancamento. Ah, sono scarso, ragazzi. Cioè, non mi dà più quelli lunghi, io non so cosa fare, sono spacciato, infatti. Sono spacciato. Già andato tutto, ora vengo al mio piano. Mannaggia, oh. Devo di fare almeno un punto, invece niente. È dura. L'altro di pezzo non ce l'hai. Ah no, ce ne va bene anche questo, va bene. Questo va bene. Vabbè, dai, 2.2 li abbiamo fatti. Oh, abbiamo quasi salvato la baracca, eh. Sì. Metto qua così, questo gli metto qua sopra. Non
non proprio quello che volevo fare, ma vabbè, prendiamo per buono. Questo metto qui così è brutto, forse non l'avevo messo di là. E l'altro mettiamo in giro qui. Che disastro, ragazzi. Che disastro. Questo lo mettiamo qui. E questo sopra là. Vabbè. E pian piano stiamo andandocene. Me ne rendo conto che... insomma, che la situazione non è delle migliori, però... veramente... cioè, riconosco che il costo di questo gioco sia incredibile, perché chi l'ha inventato, adesso il nome non mi sfugge, veramente massimo rispetto, però non è proprio il mio. Siamo già a 7 minuti, è un film video lunghetto, allora spero di assorbirvi questa agonia per tutti questi minuti. Oh, bello questo. Io il tetris non lo farò mai, sembra di essere massimo double e già è tanta roba per me. Qui c'è stato uno verticale, va bene pure lui. Altro doppio, doppio doppio, quindi andiamo di doppio doppio, per chi segue il basket, andiamo di doppio doppio. Questa è la piazza qua, perché non so cosa farmene. Che cavolo. Andiamo qui. Andiamo qua. Oh, bene, bene, questa la mettiamo qui in mezzo. Poi a volte vado ad andare veloce, sbaglio, perché sono ciecato. Questa va bene qui. Mannaggia, mannaggia. Mettiamo piatto questo, adesso non mi rimolla più con gli altri, ne rendo pure conto, so che io, cioè, ti l'ho già dato. È doppio, doppia doppia. Siamo a ben 2115 punti, wow! Wow! Fianco. La musica sta ribambendo, perché sai perché ho scelto questa musica, forse devo giocare con il livello silenzioso. Oh, guarda cosa mi ha mandato. Questo perché? Perché voglio mettere quell'altra qui. La mettiamo qui. Questa la metto di qua. Se non è il massimo, ma cazzo, allora possiamo vederci la faccia. E invece no. Stiamo cadendo miseramente. Siamo sull'orlo del precipizio. Le faccio anche bene, però la maggior parte delle cose le faccio male. E di fatto è pure bene. Oh no, ho sbagliato, cacchio. No, cavolo, potevo farcela veramente. È stato... potevo benissimo fare il tetto questa volta, purtroppo mi sono impigolato lì. E poi addirittura meno dei miei 4300 punti punteggio di prima. E... vabbè, io tanto faccio solamente questa video sfida, non ci provo neanche a farne un altro. Peccato, solamente potrei fare molti più con un po' di allenamento, ma ho avuto anche poco tempo questa settimana, la settimana migliore per mettersi a provare. Ho avuto veramente poco tempo e non è neanche il mio gioco, quindi vabbè. Arriverò ultimo, ne prendo atto e confido nella mia sorte alle prossime gare.